Torniamo anche oggi con un'altra bella classifica animalesca e selvaggia. Vedremo precisamente come nascono. Ho fatto due video su come sono da piccole, ma è curioso sapere anche il modo in cui danno alla luce i loro cuccioli. Così, giusto per saperne una in più. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica. Prima di cominciare volevo dirvi che ho un canale Telegram di sconti dove pubblico varie offerte dal web. Così avrete la possibilità di risparmiare anche rimanendo a casa senza dover per forza fare lunghissime file nei centri commerciali. E se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. Elefanti. L'animale sulla terraferma più pesante del mondo è sicuramente l'elefante africano, ed è forse anche il più empatico, visto che è in grado di piangere e soffrire come noi esseri umani, che forse siamo anche meno sentimentali di loro. Infatti, il modo di vivere in gruppo è qualcosa di alquanto unico di questi animali. Aiutano tutti il più possibile. Se vedono che qualche elefante della tribù è in difficoltà, corrono subito. Potranno sembrare spaventosi da vicini, ma di solito reagiscono male soltanto nei momenti di stress. Raramente creano problemi negli zoo. Ed è proprio in questi posti che è stato possibile registrare alcune delle nascite di piccoli elefantini. Beh, piccoli mica tanto. Il maschio dalla nascita è un qualcosa tipo da 120 kg. Se provate a prenderlo al volo finite al centro della terra, quindi niente aeroplanino, mi sa. La gestazione è qualcosa di disumano, anche per gli standard degli animali, quindi è disanimalesco. Comunque sono circa 22 mesi in cui porta in grembo il suo cucciolo. Una cosa curiosa è che durante il parto la madre non è mai sola. Alcune elefantesse del gruppo le danno, diciamo, un supporto in questo difficile momento e ovviamente cercano di proteggerla da eventuali predatori. Il modo di partorire è altrettanto strano per noi, ma non nel mondo animale. Apre le gambe posteriori rimanendo in piedi e spingendo con tutte le sue forze. Nonostante l'urto iniziale, il cucciolo riesce a rimettersi in piedi integro. Di solito ne viene fuori solo uno. Sono rarissimi i casi di una doppia cucciolata. Tigre. Un po' triste da dire, ma negli ultimi anni la maggior parte delle tigri vive in cattività. Questo perché la caccia sta togliendo la vita a tantissimi di loro, specialmente in India dove le pellicce sono merce molto pregiata, quindi è più sicuro farle nascere dentro uno zoo. Dopo un po' di tempo dietro le sbarre si tenta comunque di rimandarle in natura, anche se ciò è rischioso. Comunque sia, parliamo appunto di cuccioli. La gestazione di mamma tigre dura circa 3 mesi, massimo 4. Essendo un predatore abbastanza odiato dai vicini, quando arriva il momento di espellere il piccolo, mamma tigre si mette in una zona abbastanza protetta, cercando di tenere comunque gli occhi aperti. Un parto molto molto teso, diciamo. Dopodiché rimane in piedi se necessario e finisce il lavoro, altrimenti se si sente completamente a suo agio se la prende comoda sedendosi un attimo. Appena vedono la luce, beh, in realtà non la vedono, questi cuccioli sono completamente ciechi, indifesi e tremolanti. La madre a questo punto, dopo avergli dato una bella leccata per ripulirli, cerca di portarli via dalla zona nel caso, come detto prima, non sia sicura. Invece, se tutto a posto, rimane e aspetta che si mettano in piedi nel giro di qualche ora. Solo dopo il primo anno di vita cominciano a imparare le regole della caccia. Dal secondo in poi diventano totalmente indipendenti e si staccano. Ghepardo. L'animale terrestre più veloce del mondo, e che devo dire mi piace un sacco il ghepardo. Attenti, io non parlo dell'animale in assoluto più veloce. Quel primato, da ciò che ho letto, appartiene al falco pellegrino. Io parlo di quello appunto in terra. Comunque sia, il ghepardo può anche andare oltre i 112 km orari costanti per catturare la sua preda. Non so bene quale sia la massima velocità, ma penso basti e avanzi. E nemmeno in accelerazione scherza. Può raggiungere quella velocità in circa 4 secondi, come moltissime supercari inventate dall'uomo. Insomma, manco in macchina siete al sicuro da un ghepardo. Se ne incontrate uno è inutile scappare, penso sia meglio stare fermi e aspettare senza allertarlo. Beh, ma lasciamo stare il manuale di sopravvivenza della savana, piuttosto parliamo dei cuccioli. La gestazione dura circa 3 mesi. Anche in questo caso c'è un fatto molto particolare. I ghepardi sono animali solitari, non amano moltissimo stare in gruppi folti. Quindi la femmina preferisce gli estranei. Moltissimi anni fa negli zoo era impossibile avere dei cuccioli. Questo perché tutti i ghepardi erano costretti a stare nella stessa gabbia. Grazie a un ricercatore in Italia si è scoperto come fare per avere delle cucciolate. Bastava portare un ghepardo da un altro zoo e farlo accoppiare. Dovevano essere del tutto estranei. Insomma, una notte e via, si dice. Normalmente ne nascono circa 3-4 massimo, ma miracolosamente nello zoo di St. Louis ne arrivarono ben 8 da una sola femmina molto tempo fa.
Un evento più unico che raro. Per circa un anno la madre addestra i suoi piccoli, poi però ognuno per la sua strada. Infatti la questione solitudine vale anche per i cuccioli. Non importa se hanno usciti da lei, vuole solo rimanersene da sola a fare la sua vecchia vita. Per questo motivo penso sia più corretto dire sei solo come un ghepardo piuttosto che il lupo solitario, o no? Delfini. Sapevate che i delfini sono più attivi con i rapporti amorosi in confronto a noi esseri umani? Ma molto di più, un livello che noi sogniamo proprio. Non hanno una stagione degli amori e come i bonobo anche a loro piace farlo e basta. Non vogliono avere un rapporto fisico soltanto per fare figli, ma anche per riuscire a trovare una piacevole sensazione. Anche il loro periodo di gestazione è simile al nostro, con giusto 2 o 3 mesi in più di sofferenza. Comunque sia, prima di continuare è giusto sfatare un mito molto diffuso online. Dicono che questi animali commettano violenze di gruppo a causa dell'eccitazione, ma ancora non è stato dimostrato nulla dalla comunità scientifica. La copulazione forzata esiste nel mondo animale, ma non fa parte del mondo dei delfini. Perché nonostante un maschio in una giornata riesca ad avere rapporti con decine di femmine, non vuol dire che per forza le stia costringendo. È un discorso che però è meglio non approfondire per non sconvolgere YouTube. Parlando di piccoli, solitamente ne esce uno soltanto. Al contrario di altri mammiferi, prima fa uscire la coda e dopo la testa. Questo per prevenire l'annegamento. Impiegano circa 2 ore per finire il tutto. Poi il cucciolo è completamente dipendente dalla madre per circa 3 anni, in cui beve quasi sempre il suo latte. Alla fine però impara a cacciare e se ne va per la sua strada, ma tornando a trovare la madre giusto per una chiacchierata o due di tanto in tanto. Gorilla. I gorilla appartengono alla razza degli ominidi e condividono molte cose in comune con noi, tra modi di fare e gesti. Nonostante siano molto grossi con muscoli un po' dappertutto, non sono spaventosi. Anzi, sono tra gli animali più tranquilli e pacifici. Preferiscono farsi i cavoli loro. Ovviamente se entrate nel loro territorio senza permesso vi possono fare più di un semplice occhio nero. Camminano solitamente a 4 zampe utilizzando le nocche e raramente si mettono a 2 zampe come tanti pensano. Le femmine tendono ad accoppiarsi con i maschi adulti che si fanno rispettare di più. E si può trovare questo maschio alfa semplicemente guardando tra gli alberi, infatti di solito è quello sul ramo più alto. Nonostante possano vivere fino a 50 anni, sono comunque a rischio estinzione e stanno diventando davvero rarissimi. Il periodo di gestazione è di circa 9 mesi, proprio come noi. I cuccioli nascono di solito in zone protette, senza occhi indiscreti. La cosa brutta è che se ne nascono 2, la madre preferisce ucciderne uno. Fortunatamente è una cosa molto rara, quindi ne esce uno per giro. Quasi tutto il gruppo si occupa del piccolo, in genere però sono solo le femmine ad avvicinarsi. I maschi, compreso il padre, non possono nemmeno toccarlo. Un'ultima cosa interessante è il modo in cui si accoppiano. Soltanto un maschio per gruppo può avere tutte le altre femmine, un vero playboy che deve però dimostrare di essere il più forte. Se poi anche il cucciolo è maschio, dopo circa 8 anni dovrà andarsene e creare il suo gruppo personale, altrimenti morirà da solo. Le femmine invece devono trovarsi un gruppo, non possono farselo, altrimenti devono cercare un gorilla solitario che voglia avere una piccola famiglia. E per oggi concludiamo, se il video vi è piaciuto e volete altro sugli animali lasciate tanti like e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.